Utlow Web Radio. Bentrovati colleghi, anche questo sabato pomeriggio sono le 18.30, sempre in rigorosa diretta su Uslow Web Radio. Sono Andrea Pontecorvo da Roma e quest'oggi con il consueto appuntamento del sabato, una settimana nella giustizia. Oggi in particolar modo sentiremo il rovescio del diritto, una pillola di Gian Domenico Gagliazza, avvocato e presidente del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei, che è stata trasmessa proprio quest'oggi da Radio Radicale, che ringraziamo per il contributo che ci concede anche su questa radio. Ne sentirete delle belle in poco più di 5 minuti, però delle riflessioni assai importanti che già avevamo fatto anche in altre puntate qui su Uslow Web Radio e che certamente dovremo riprendere in considerazione per gli opportuni approfondimenti. Successivamente andremo a sentire la Commissione della Giustizia della Camera dei Deputati, che proprio il 29 giugno ultimo scorso, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge in materia di adozione ed affido, ha trasmesso sulla sua web TV l'audizione del dottor Mario Zevola. Mario Zevola è il presidente del Tribunale per i minorenni di Milano. Anche qui quindi riprendiamo molti dei temi trattati nelle puntate mattutine di Svegliate Avvocature e comunque in generale negli speciali di Uslow Web Radio. Sempre dal canale TV, Web TV della Camera dei Deputati, ascolteremo anche una conferenza stampa del 29 giugno ultimo scorso, nella quale si è presentata la proposta di legge che mira a modificare l'articolo 1129 del Codice Civile in materia quindi di condominio degli edifici. Anche di questo ne avevamo parlato, come voi sapete, curata da Angelo Marzo. Esiste ormai da un mese a questa parte la puntata pomeridiana del giovedì proprio in tema di condominio. Ma procediamo quindi con il primo contributo, il rovescio del diritto, una pillola di Gian Domenico Gagliazza che è stata trasmessa proprio questa mattina da Radio Radicale. Sono le 18.33 minuti in questo istante, andiamo ad ascoltare. Il presidente della Corte di Appello di Napoli, dottor Giuseppe De Carolis, intervistato nei giorni scorsi dal quotidiano Il Mattino, ha fornito una serie di dati sullo stato della giustizia nel distretto del capoluogo partenopeo di un'importanza che non esito a definire deflagrante. Il dottor De Carolis ha infatti scelto di concentrare la propria attenzione sin dal primo momento della sua presa di possesso dell'ufficio sulla sorte delle sentenze penali divenute definitive e che dunque, siano esse di condanna o di assoluzione, devono essere eseguite. La esecuzione di una sentenza richiede una serie di adempimenti anche molto complessi, affidati agli appositi uffici di esecuzione istituiti presso ogni distretto giudiziario. In caso di condanna, infatti, si tratta di mettere materialmente in esecuzione la pena, il che presuppone la corretta determinazione della pena che effettivamente deve essere scontata al netto di custodie cautelari presofferte, rate di liberazione anticipate maturate, cumuli con altre pene definitive, eventuali ricalcoli della continuazione. Ma anche l'esecuzione di una sentenza di assoluzione comporta adempimenti gravosi, basti pensare all'esecuzione dei sequestri, al computo della detenzione ingiustamente sofferta, la cancellazione delle annotazioni sul certificato dei carichi pendenti e molto altro. Orbene, del mondo così complesso dell'esecuzione penale si parla assai poco e, se ci pensate, è un autentico paradosso. Si preferisce parlare senza tregua della fase che precede il giudizio definitivo, di quanto essa sia lenta, macchinosa, rallentata naturalmente da diritti della difesa asseritamente ipertrofici che la soffocano, quindi i tre gradi di giudizio, l'assunzione ex novo della prova in dibattimento, insomma il noto armamentario argomentativo
oggi così brillantemente espresso con il consueto corredo di battute salaci dal presidente dell'ANM, dottor Davigo. Ma nessuno che faccia due conti su cosa accade davvero dopo la tanta agognata definitività del giudizio. Bene, ce lo spiega magnificamente il presidente della Corte d'Appello di Napoli in questa davvero imperdibile intervista. Primo dato clamoroso. Nel 2009 i verdetti da eseguire nel distretto della Corte di Appello di Napoli erano 15.000, oggi hanno superato i 50.000. Come si spiega questo dato? Semplice, risponde il Presidente. La produttività dei giudici è aumentata, sono state cioè pronunziate molte più sentenze, ma il sistema giudiziario non è in grado di eseguirle. Innanzitutto per la cronica mancanza di personale, che per di più nella fase dell'esecuzione deve essere necessariamente di alta qualificazione. Secondo dato, 30.000 di queste 50.000 sono sentenze di condanna e di esse ben 12.000 comporterebbero l'arresto dei condannati. Ovviamente la situazione emergenziale determina la inevitabile scelta di privilegiare l'esecuzione delle pene per i reati più gravi, con perdurante non esecuzione della massa delle condanne di media o marginale gravità. Ora facciamoci due conti, limitandoci peraltro alle sentenze ineseguite che prevedono una pena detentiva. Se solo a Napoli ci sono ad oggi 12.000 persone in libertà che dovrebbero invece stare in carcere, è lecito calcolarne perlomeno altrettante in tutta Italia, ma forse ben di più. Cosa accadrebbe delle nostre carceri già sovraffollate e nel mirino costante della giustizia europea se d'improvviso, eliminando impugnazioni, affievolendo diritti della difesa, vanificando gli effetti della prescrizione, insomma, realizzandosi come per incanto il sogno davigiano, si decuplicasse la cosiddetta produttività penale? Un'autentica catastrofe, non c'è dubbio, una specie di anticipazione del giudizio universale che travolgerebbe tutto e tutti. Già oggi l'effetto paradossale è ben descritto dal presidente De Carolis, che merita sul punto di essere testualmente citato, virgolette, la situazione in effetti è paradossale, ci si dedica più al processo cautelare che alla esecuzione e finisce che ci sono più arresti di presunti innocenti e meno di sicuri colpevoli, chiuse le virgolette. Parole sante, Presidente, che noi avvocati possiamo sottoscrivere dalla prima all'ultima, ma non è noi che deve convincere, ne convenga. Questa intervista dovrebbe costituire un'occasione davvero importante per far comprendere che è tempo di affrontare in modo costruttivo, senza faziosità e ideologismi, una riflessione finalmente seria e coraggiosa sulla giustizia penale nel nostro Paese. Una riflessione che abbia ad oggetto la realtà raccontata dalle statistiche, dai dati, dai numeri, come quelli meritoriamente raccolti dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, e con qualche battuta spiritosa in meno, se possibile. Ringraziamo davvero il collega Gian Domenico Cagliazza, avvocato presidente del Comitato Radicali per la Giustizia Piero Calamandrei. Ricordiamo che la sua pillola va in onda ogni sabato mattina proprio su Radio Radicale. E adesso lo avevamo preannunziato nell'introduzione, andiamo a sentire l'indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido. Abbiamo tratto questo materiale dal sito della Camera dei Deputati, in particolar modo dalla Web TV della Camera dei Deputati, e questi prossimi circa 28 minuti sentiremo l'audizione al dottor Mario Zevola, presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano. Andiamo ad ascoltarlo. L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni d'affido. E oggi abbiamo già era convocato per ieri, lo ringraziamo, però ieri c'era la questione della fiducia. È presente il presidente del Tribunale dei Minori di Milano, Mario Zevola. Ecco, che pregherei di farci sapere le loro sue osservazioni sul punto. Grazie. Vi ringrazio
di questa convocazione, sono molto onorato. Io spero che quello che andrò a dirvi possa effettivamente essere utile per le attività che è andato a svolgere, molto delicate. Il tema è quello dell'adozione e posso dire che, così com'è, la legge sull'adozione funziona bene, forse va aggiornato in qualche punto ma senza stravolgimenti. Direi che deve mantenersi nel solco della definizione di rivoluzione copernicana con la quale fu accolta nel 1967 e deve rimanere legge fondata sulla prioritaria assoluta attenzione dell'interesse del minore, del miglior interesse del minore e non degli adulti genitori o aspiranti genitori che siano. Cioè deve rimanere una legge che non consenta alcun calcolo a spese dei bambini, cioè che continui a valorizzare, come è stata appunto considerata finora, l'autenticità dei sentimenti, la primaria importanza di quello che proviene dal cuore, la generosità degli affetti, tutti elementi che sono fondanti effettivamente il sano sviluppo psicofisico dei minori. E direi che in questo solco certamente rientra da ultimo la legge sulla continuità affettiva. È una legge il cui spirito, però con riferimento alla mia personale esperienza, già trovava piena attuazione, nel senso che in un ambito operativo quale il Tribunale per i minorenni, che è improntato alla sensibilità e all'attenzione alle esigenze dei bambini, si è sempre proceduto, almeno per quello che è l'ambito nel quale ho lavorato, in modo da salvaguardare le relazioni in atto con le famiglie affidatarie. Anzi, accadeva proprio che fosse il Tribunale per i minorenni a sollecitare famiglie affidatarie a proporsi come genitori adottivi, e questo essendo consapevoli che in determinati casi qualsiasi altra soluzione non sarebbe stata nell'interesse del bambino, come appunto nel caso di affidamenti lungamente protratti o della presenza di particolari condizioni del bambino, di disabilità anche gravi e non solo fisiche. Comunque, se questa legge ha una sua importanza e significato, è certamente in quanto sottolinea e dà risalto al ruolo degli affidatari, che in più casi l'esperienza ha dimostrato che sono stati lasciati soli dai servizi sociali, non sono stati seguiti anche in quei termini solo minimi che sarebbe stato doveroso aspettarsi, e devo riconoscere trascurati anche dagli organi giudiziari. Però mi preoccupa il fatto che sia stata presentata questa legge, come dire, in qualche modo enfatizzando la possibilità che divenga una corsia preferenziale per l'adozione da parte di coppie che si propongono per l'affidamento. E credo che sia reale il rischio che la disponibilità offerta dalle famiglie possa essere strumentale rispetto ad un desiderio di filiazione adottiva e che possa essere quindi considerato un modo per sottrarsi alle presunte lungaggini per l'adozione, perché questa dell'affidamento è una strada che è ordinariamente governata dai responsabili dei servizi e dagli amministratori locali e quindi potrebbe portare infine ad assetti in contrasto con l'interesse dei bambini, un contrasto anche forte, per essere mancata una previa valutazione delle capacità della coppia che sono pure richieste dalla legge sull'adozione. E la mia preoccupazione è che ci possa essere l'effetto di indurre i tribunali a privilegiare il collocamento del bambino in comunità, pur di evitare il precostituirsi di situazioni di fatto non rispondenti al benessere del bambino, e però pur difficilmente modificabili. Comunque, con l'effetto, questa legge che ha avuto, ed è positivo, di costringere gli uffici giudiziari a farsi pienamente carico del coinvolgimento di coloro che si occupano dei minori in tutti i procedimenti in cui sono stati
allontanati dalle famiglie. Allora, dicevo inizialmente appunto dei sentimenti, degli affetti, dell'amore. Il fatto è che l'adozione non è per tutti. Oggi soprattutto non può pensarsi che sia sufficiente il sentirsi capace di dare affetto, di dare amore, il sentirsi di poter dare una famiglia a bambini che non ce l'hanno o ce l'hanno assolutamente disastrata. E questo sulla spinta, nella maggior parte dei casi, di quel trasporto, di quella disponibilità che conseguono alla mancanza di figli propri. Certamente la disponibilità che proviene dalle famiglie italiane è molto ampia. È una disponibilità che, per quella che è la mia lunghissima esperienza a Milano, non crea problemi per una valida scelta soddisfacente, per una soddisfacente sistemazione di tutti i bambini dichiarati in stato di adottabilità. Negli ultimi 5 anni i minori che dei quali il Tribunale si è occupato per un abbinamento a scopi adottivi sono stati nella media di circa 110 all'anno nel distretto del Tribunale per i minorenni di Milano, di cui circa 45 neonati, a fronte di disponibilità espresse dalle coppie annualmente di circa 900. E certo, per l'accoglienza dei minori più compromessi possono non riuscire utili neppure queste disponibilità, che sono pure numerose, però una valida sistemazione la si è sempre trovata con ricorso da parte del Tribunale ad appelli presso alcune testate giornalistiche, con risposte che hanno richiesto e richiedono certamente approfondimento, vaglio, che però sorprendono per la generosità e la solidarietà che esprimono. È arrivata in questi giorni al mio ufficio la comunicazione dello svolgimento delle attività preparatorie per l'avvio della banca dati minori adottabili. Allora, non mi è chiaro come potrà essere operativa, in particolare relativamente al versante dei minori dichiarati adottabili. Io francamente penso che per un distretto quale quello del Tribunale per i minorenni di Milano questa banca dati possa essere utile solo come attività di supporto nella ricerca di famiglie per minori che abbiano dei bisogni speciali, per quelli che possono, che richiedono anzi di essere collocati fuori distretto. Una volta individuata una rosa di possibili genitori adottivi, la idoneità all'adozione di quel singolo minore andrà comunque poi approfonditamente verificata dal Tribunale per i minorenni che si occupa del minore. E dovendosi però a questo punto tenere presente che sul territorio nazionale i criteri di valutazione coppie non sono omogenei e soprattutto che non sempre l'équipe che si occupano, le equipe territoriali che si occupano della materia hanno la necessaria e specifica preparazione. Mi ha colpito il numero dei minori che è circolato, e dico minori, non bambini adottabili, per i quali non si riesce a trovare una famiglia. Si è parlato di circa 300 bambini. È un numero che andrebbe indagato nella sua composizione, perché penso che si riferisca per lo più a minori ormai nella fascia adolescenziale e oltre, e nei cui confronti, pur in un paese come l'Italia in cui c'è grande generosità, riesce obiettivamente difficile trovare una coppia che voglia impegnarsi a stabilire un rapporto di filiazione piena. Attualmente a Milano abbiamo solo 2 minori, purtroppo in età prossima all'adolescenza, per i quali l'accoglienza in una famiglia si presenta molto difficoltosa. Però per uno, giusto ieri, mi diceva che ci sono delle buone prospettive. C'è una famiglia fuori distretto che si sta impegnando per accoglierlo e io mi auguro che possa andare a buon fine. Per l'altro minore c'è una comunità familiare però fortemente accogliente e strutturata, che lo ospita,
e per le sue caratteristiche di personalità sicuramente questa è la soluzione migliore. Non vedo quindi in questo ambito l'esigenza di un ampliamento indiscriminato a singoli o a conviventi della possibilità di adottare, anche se l'adozione da parte di persone singole di bambini con bisogni speciali è in qualche misura discriminante, perché non è possibile provvedere, pur in presenza di un conclamato stato di abbandono dichiarato con la pronuncia di adottabilità, con l'adozione piena, ma solo con quella di quell'articolo 44 lettera D, con l'adozione in casi particolari, che comporta per il minore il mantenimento dei rapporti, anche se solo di diritto, con i genitori abbandonici. E poi c'è anche l'effetto esteriore della persistenza del cognome originario, al quale si può porre rimedio attraverso la procedura prefettizia amministrativa del... Però in questo problema esiste. Una mia personale valutazione mi porta a ribadire che la legge 184, con le modifiche che sono intervenute nel tempo, è una legge ottima che va mantenuta. È una legge che pone al centro appunto il migliore interesse del bambino e che si riferisce all'adozione come una extrema ratio, sollecita ogni sforzo perché il bambino possa rimanere nella sua famiglia. Però è ovvio che questi sforzi non possono essere protratti fino a compromettere irrimediabilmente, talvolta appunto, l'evoluzione del bambino. E ciononostante però le difficoltà di accertamento dello stato di abbandono morale in particolare, possono finire col condizionare i tempi del procedimento di adottabilità. In ogni caso, nelle situazioni, salvo situazioni particolarmente complesse, ordinariamente presso il Tribunale per i minorenni di Milano ci si arriva nell'ordine alla dichiarazione di adottabilità o comunque a una definizione della situazione nell'arco di un anno e mezzo. Ecco, in relazione al procedimento di adottabilità, ecco, vedrei con favore un ampliamento delle possibilità di apertura. Oggi è legittimato soltanto il pubblico ministero minorile a chiedere al tribunale che si proceda con l'adottabilità. Io, con un occhio anche al disegno di legge sulla riforma del tribunale per i minorenni, in cui vedo fortemente compromessa la specializzazione del pubblico ministero minorile, credo che l'apertura possa conseguire anche al ricorso di altri soggetti investiti di particolare competenza ed autorevolezza, che vedrei bene per esempio nella persona dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza. Come pure vedrei bene fra gli aggiustamenti l'espressa previsione della nomina al minore di un avvocato a spese dello Stato, perché questo non è chiaro se poi possa non essere retribuito e questo crea delle difficoltà. E poi come vincolo processuale, anche perché il procedimento è un procedimento di volontaria giurisdizione che poi ci si costruisce su prassi locali, vedrei bene la previsione quantomeno dell'ufficializzazione della conclusione della procedura con la previsione di un'udienza finale davanti al collegio in cui le parti possano presentare le proprie conclusioni illustrandole oralmente, a cui consegua la riserva del collegio e la successiva pronuncia. Dicevo dei tempi dei procedimenti, che sono anche lunghi, e non è detto però che il bambino debba subire il decorso di questo tempo o dei tempi che potrebbero essere eventualmente necessari nei successivi gradi di giudizio per definire il suo stato d'abbandono. È ricorrente, in effetti, che il tribunale nel corso del procedimento disponga intanto l'immediato collocamento presso famiglie aventi i requisiti per l'adozione. E alla coppia viene allora richiesta fra le disponibilità e le relative capacità di esprimere queste disponibilità anche quella di sopportare il cosiddetto rischio giuridico, perché non è certo poi, anche se probabilisticamente un calcolo è stato fatto, però la certezza sull'esito del procedimento non è sicura.
Il Tribunale per i minorenni di Milano è particolarmente attento alla valutazione delle complessive capacità della coppia. Al giudizio sulle quali, con riferimento alle specifiche esigenze dei singoli bambini che si devono collocare, il Tribunale perviene anche grazie ad una stretta, molto stretta interazione con i servizi sociali territoriali. Il procedimento prevede di fatto una effettiva comparazione, intanto sulla base di criteri oggettivi e poi via via selettivi in ragione delle esigenze espresse dal bambino. Per esempio, si tiene in primo luogo conto della residenza dei possibili genitori adottivi, che non deve essere prossima a quella del luogo di provenienza del bambino. In taluni casi questa esigenza si traduce nella necessità di trovare una famiglia adottiva abitante molto lontano, anche quindi fuori distretto. Per i bambini più piccoli, poi, criterio scriminante è l'età della coppia, che è giusto che sia per questi bimbi la più giovane possibile. E quindi, in ragione del numero complessivo delle disponibilità che sono rese, presso il Tribunale per i minorenni di Milano si è ritenuto dover essere quanto a differenza di età non superiore a 42 anni, la legge dice 45, però dovendo assicurare una famiglia giovane la comparazione ha luogo fra le coppie che hanno meno di 42 anni. E poi soccorrono i criteri legati alle caratteristiche del bambino, caratteristiche che vengono evidenziate anche a seguito dell'incontro con lui e della sua conoscenza personale da parte del giudice onorario che è incaricato di procedere ai colloqui con le coppie adottive insieme all'assistente sociale che si è occupata o si sarebbe dovuta occupare del bambino durante il procedimento di adottabilità. Ci possono essere bambini bisognosi, per esempio, di godere di ampi spazi, di un contesto di accoglienza allargato, della vicinanza, non so, di presidi sanitari o di figure genitoriali con particolari qualità. In più occasioni ci è capitato di dover trovare una figura, cercare una figura maschile che fosse effettivamente virile, che potesse essere un modello positivo in questo senso per il bambino, un papà che fosse portato per esempio agli sport, ecco, tanto per dire quali potrebbero essere le esigenze. All'esito di queste valutazioni, fra le coppie che si sono evidenziate come le più adeguate, soccorre poi il principio della priorità della domanda. E tutto questo, una volta accertato sulla base della relazione dei servizi territoriali e dei colloqui che le coppie hanno in tribunale, che la coppia possieda i requisiti di idoneità affettiva, di capacità richiesti dalla legge, e una coppia che sia pienamente consapevole del significato dell'adozione, della sua funzione riparativa, delle sue incognite, dell'esigenza che nel tempo si è andata sempre più confermando, di corrispondere al bisogno del bambino di sentirsi accolto per quello che è, con la sua storia, la sua identità, e capace di soddisfare l'esigenza di un corretto accompagnamento nella storia del bambino fin dalle origini, e che sia consapevole quindi della diversità dell'adozione rispetto ad una filiazione naturale. Questa è un'acquisizione di conoscenza e di consapevolezza che spesso va elaborata e che può richiedere tempo. E non è infrequente che le coppie che non si presentino preparate, che siano ancora sprovvedute rispetto a sicure problematiche che l'adozione quindi sia da loro ancora idealizzata. E i colloqui con gli esperti nella fase della valutazione in più casi sono diretti a far capire alle coppie le difficoltà dell'adozione,
e a far compiere alle coppie, quando possibile, un'autovalutazione. E quindi io vedrei con favore l'obbligo per chi vuole adottare, in particolare con riferimento all'adozione internazionale, della frequenza di corsi informativi e formativi prima della presentazione della domanda. Quella frequenza che consenta loro di rendersi conto realisticamente del passo che intendono compiere, anche se certo può prendere poi sopravvento il desiderio di genitorialità. Come consiglio vedrei bene anche il caso di informatizzare la procedura, facilitando la presentazione delle domande, prevedendola anche online. Alcuni problemi li pone la fase dell'affidamento preadottivo, in cui il minore non ha ancora acquisito il cognome della famiglia adottiva. E d'altra parte, per vari motivi, deve essere il più possibile mantenuta riservata la sua identità originaria. Allora bisognerebbe dare disposizioni in ordine all'attribuzione del codice fiscale, di un codice fiscale provvisorio, che consenta il pieno e non difficoltoso accesso alle prestazioni sanitarie e a quelle dell'INPS. Particolare attenzione poi, secondo me, richiede il periodo di post-adozione, in particolare per l'adozione internazionale, che vede l'adozione pronunciata all'estero spesso quasi istantaneamente, con la coppia e il minore che quasi non si conoscono. E allora le difficoltà che si riscontrano nella relazione fra i genitori e il minore, quando il minore è ormai già in Italia, con picchi poi quando il minore entra nell'adolescenza, oppure è un minore che arriva con bisogni speciali, questi sono aspetti che fanno ritenere indispensabile l'investimento in servizi specializzati che possano seguire genitori e minori anche negli anni successivi allo stretto periodo di post-adozione, e che sia previsto l'obbligo per i genitori di frequentarli. Si devono sperimentare nel rapporto anche con altri che hanno vissuto le loro stesse esperienze. Ecco, quanto all'adozione internazionale, io sono convinto che le garanzie offerte ai minori dall'attuale sistema, nel quale è determinante l'intervento, la pronuncia del Tribunale per minorenni, sconsiglino delle modifiche, che ignoro tra l'altro come potrebbero facilitare la possibilità di adozione. L'adozione internazionale è un dato di fatto, è in forte calo, ma in forte calo soprattutto per via dei mutamenti intervenuti nei paesi donanti. Ci sono indubbiamente elementi che finiscono, credo, con lo scoraggiare chi vuole adottare, però non mi spiego il numero percentualmente elevato, che ho calcolato essere di circa e forse più del 30% di quelli che hanno ottenuto l'idoneità, seguendo quindi un percorso faticoso e difficoltoso, che poi non la utilizzano, ottengono l'idoneità e non la utilizzano, è come se la incorniciassero, non conferiscono alcun incarico entro l'anno, dal quale alcun incarico ad enti autorizzati entro l'anno dal quale hanno ottenuto il provvedimento. E non credo che sia l'effetto solo di una scarsa informazione sul percorso dell'adozione internazionale, e cioè che si tratti di persone che vengono poi scoraggiate da quello che poi apprendono dopo aver ottenuto l'idoneità. E questo lo dico perché il fenomeno tocca anche la Lombardia, in cui nel corso degli accertamenti si insiste molto sulla necessità di essere informati, però mi viene da pensare forse non abbastanza. La procedura a Milano è ordinariamente rispettosa dei termini previsti dalla legge, tranne qualche caso anche i servizi territoriali sono tempestivi.
Si tratta certamente di accertamenti delicati e tra l'altro si tratta di accertamenti non facilmente motivabili, non sempre facilmente motivabili in caso di ritenuta non idoneità, come risulta per esempio dalla percentuale degli accoglimenti degli appelli. Gli appelli sono proposti da circa il 20-30% dei non idonei. Gli accoglimenti degli appelli da parte della Corte d'Appello, di questi 20-30% che impugnano il provvedimento, è nell'ordine del 70% circa. È però significativo il fatto che spesso quando ci si imbatte poi in un fallimento adottivo emerga come l'idoneità sia stata dichiarata dalla Corte d'Appello. Ecco, questi sono gli aspetti che in prima battuta, ecco, mi sento di poter portare alla vostra attenzione e mi rendo disponibile a qualsiasi quesito o curiosità o osservazione voi mi voleste proporre. Grazie. Grazie Presidente, devo dire un approfondimento molto a 360 gradi, non so se ci sono domande, vedo che ci ha portato una relazione che lascerà. Non mi sembra che ci siano domande, ah sì, prego. Sì, solo una, grazie Presidente, ma a suo avviso la banca dati serve, può servire a mettere solamente in relazione domanda, uso un termine improprio, come dire domanda e accettazione anche da parte dei vari tribunali d'Italia, oppure è uno strumento comunque superficiale e inutile? Come dicevo, non mi è chiaro esattamente che cosa confluirà nella banca dati. È uno strumento che può essere utile, ripeto, per la ricerca da parte dei singoli tribunali per i minorenni di famiglie nell'ambito nazionale. In effetti anche presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in ragione della possibilità per le coppie di presentare le domande a più tribunali per i minorenni, ci si muove in più casi proprio privilegiando le coppie che risiedono fuori distretto per esigenze molto concrete ed obiettive che non consentono la permanenza del minore nell'ambito del distretto. Quindi ben venga, bisognerà capire che cosa ci confluisce in questa banca dati. Quantomeno dovrebbero essere presenti le relazioni dei servizi per poter procedere ad una minima valutazione che consenta quindi di operare anche comparativamente, ecco. Poi gli approfondimenti dovranno essere realizzati ovviamente chiamando le coppie da varie parti d'Italia presso il Tribunale per i minorenni e conoscendole personalmente, perché poi quello è il momento che è più congruente rispetto all'obiettivo che ci si prefigge. Prego. Grazie, una domanda la vorrei fare io Presidente, proprio alla luce dell'esperienza. Ritiene che, perché sui tempi ho visto che lei ha, anche sul procedimento, ho visto che ci sono dei suggerimenti che dà, e poi è un po' la nostra linea che cerchiamo di mettere anche nella riforma del processo, quello di cercare di procedimentalizzare questo procedimento, scusate, che è un po' rimesso alle prassi di ciascun tribunale. Ecco, però vorrei capire meglio, proprio alla luce della sua esperienza, perché io francamente non ce l'ho diretta, quindi vorrei capire meglio se ritiene che qualche aggiustamento debba essere fatto con riferimento al ruolo o comunque alla professionalità o comunque alle competenze dei servizi sociali. Cioè, i servizi sociali nel procedimento di affidamento e di adozione svolgono o possono svolgere, se magari non c'è una direzione da parte del tribunale adeguata, un ruolo eccessivamente autonomo e preponderante, oppure no? Ritieni che ci si debba
magari Milano sarà un'oasi felice, dico, ma ci si debba, diciamo, preoccupare anche di una specializzazione, di una formazione diversa. Ma credo che forse qualche indicazione rispetto alle al come si perviene ad occuparsi dei bambini debba esserci. In questi ultimi tempi ho rilevato che le difficoltà in cui si sono dibattuti gli enti locali hanno portato anche ad una, in qualche, tra virgolette, esternalizzazione di certe attività. Gli operatori sociali sono operatori che sono stati formati, scelti nell'ambito di cooperative, spesso senza nessuna esperienza. Io credo che un minimo di qualificazione ci debba essere. Non sarebbe male se nel caso in cui ci si deve occupare di minori per i quali va ad aprirsi una procedura di adottabilità, i soggetti dell'amministrazione che se ne debbano far carico non debbano essere quelli di primo livello, ma debbano appartenere a un secondo livello e debbano avere quindi delle esperienze non solo formative, molto, molto peculiari. È un momento delicato e devono avere anche la capacità di porsi in modo, tra virgolette, autorevole nei confronti degli amministratori, i quali talvolta non si rendono conto delle condizioni in cui vivono le persone e possono tendere a operare delle scelte dettati, mossi soltanto da criteri di contenimento di spesa, mentre se l'investimento è ben fatto ne viene un ritorno per tutti, ecco. Bene, la ringraziamo, non ci sono altri interventi, la ringraziamo molto per la disponibilità, anche per l'attesa, ci scusiamo, ma purtroppo i lavori non sono sempre programmabili, anche qua, grazie. Avete data la copia, Presidente? La ripresa? Bene. Grazie. UTLO Web Radio. E siamo ritornati di nuovo qui in studio, è stato interessantissimo questa audizione che ricordo presa dalla Web TV della Camera dei Deputati, ci ha consentito di sentire dalla prima all'ultima parola l'audizione del Presidente Mario Zevola, Presidente per l'appunto del Tribunale per i minorenni di Milano. E, ovviamente è stato ascoltato dalla Donatella Ferranti del PD, presidente della Commissione Giustizia della Camera. Siete su UTLO Web Radio. Questa è la puntata di sabato, resoconto di una settimana della giustizia, l'edizione di sabato 2 luglio 2016, sono le 19:13 secondi in questo istante e sempre in rigorosa diretta, sempre dalla Web TV della Camera dei Deputati, andiamo adesso ad ascoltare una conferenza stampa di presentazione della proposta di legge che dovrebbe portare alle modifiche all'articolo 1129 del Codice Civile in materia di condominio degli edifici. L'abbiamo ricordato prima, è un tema a noi della radio assai caro, anche perché con il collega del comitato di redazione Angelo Marzo, proprio il giovedì pomeriggio alle ore 14:30 va in onda ormai da un mese una speciale sul condominio. Allora andiamo a ascoltare questa conferenza stampa, sentiremo Giuseppe Romanini del PD, Rosario Trefiletti, tra i vari altri interventi, Rosario Trefiletti che è il presidente di Federconsumatori. Andiamo ad ascoltare. Iniziamo questa conferenza stampa di presentazione di questa proposta di legge in sé piccola, un unico articolo che tenta di modificare
un articolo del Codice Civile sui condomini, anzi meglio sugli amministratori di condominio. Io ringrazio coloro che siedono qui con me, da Fabrizio Ghedini di Federconsumatori di Parma, naturalmente Rosario Trefiletti, presidente nazionale di Federconsumatori, e gli altri collaboratori, Arduini Simona, Ugolotti Stefania, Scavuzzo Giuseppina e Tazzini Paolo. Da cosa nasce questa proposta di legge? Saluto il collega Francesco Prina, che ha sottoscritto insieme con me e altri 10 colleghi la proposta di legge che ci accingiamo a depositare. Allora, noi prendiamo atto che, nonostante gli sforzi che siano stati fatti con la modifica del Codice Civile in materia di condomini, e per la prima volta si è posto mano seriamente al tema anche sulla figura dell'amministratore di condominio, oltre che tutta una serie di interventi che tendono a rendere molto più professionale l'attività dell'amministratore del condominio, rendere obbligatorio nei condomini che superano le 8 unità immobiliari, eccetera. Quindi tanti interventi anche sulla dignità, sulle caratteristiche di professionalità. Questo non ha fermato tutta una serie di problemi che i condomini incontrano ed hanno incontrato anche in questi 3 anni. Io ho una rassegna stampa vastissima, vi devo dire che il primo momento di attenzione a questo tema mi è arrivato in un momento molto particolare a Parma, che è la mia città, in una riunione con gli alluvionati, in via Navetta, Ghedini sa di cosa parlo, condominio alluvionato truffato dall'amministratore del condominio, quindi l'apoteosi della truffa, questa povera gente. E mi sono incrociato in questo interesse a cercare delle soluzioni con l'attivismo di Federconsumatori, che ha messo in campo diverse cose, le diranno meglio loro piuttosto che io, ma anche ho prestato, diciamo, sul lato del legislativo, saluto la collega Patrizia Maestri, che anche lei ha sottoscritto la proposta di legge. Ci siamo prestati per capire, oltre a tutte gli accordi, ai codici di buon comportamento, ai consigli da dare ai condomini, agli accordi che Federconsumatori ha fatto con le multi-utility su tutta una serie di questioni che riguardano, e so che forse non sono ancora presentate, quindi non vorrei rovinare le notizie, c'era anche lo spazio per un intervento sul lato del legislativo per intervenire ulteriormente negli articoli del Codice Civile che si occupano di condomini. Normalmente le truffe di cui si parla sono truffe di carattere economico, nel senso di non far fronte agli impegni a cui deve corrispondere il condominio, amministratori di condominio poco seri che alla fine su questi conti intervengono e si impossessano delle risorse dei condomini, e magari quando sono amministratori di diversi condomini, decine o anche centinaia di condomini, si parla di risorse molto importanti. Noi pensiamo che questa proposta, che adesso vado rapidissimamente ad illustrare perché è molto snella, serva a dare una risposta ai cittadini che si sono sentiti, che potrebbero sentirsi truffati, ma anche a dare una risposta al sistema, alla professione degli amministratori di condominio, perché questi comportamenti mettono sotto cattiva luce tutta la categoria, che non si merita di essere di essere messa all'agonia tutta quanta. Ci sono tanti amministratori di condominio seri, ci sono associazioni che si sono date da fare per trovare soluzioni, hanno aperto sportelli per i cittadini ulteriormente per dare consigli e rendersi disponibili anche per rappresentare l'importanza e la serietà di questo mestiere, di questa professione. Quindi io lascio perdere gli aspetti di rassegna stampa, che sono veramente corposi. Se voi andate su internet e provate a tirar fuori truffe, condomini, amministratori, viene fuori tanta roba, e tanta roba anche recentissima, degli ultimi anni, quindi successiva alla modifica del codice. Quindi cosa si propone di fare la nostra proposta? La nostra proposta interviene sull'articolo 1129 del Codice Civile,
che è l'articolo appunto che parla dell'amministratore di condominio, ed ha sostanzialmente due temi. Uno, quello di rendere obbligatoria e non soltanto una facoltà. Oggi la legge, l'articolo 1129 del Codice Civile, parla della possibilità di stipula di una assicurazione. L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. Noi chiediamo che questo venga reso obbligatorio, cioè chi fa seriamente questo lavoro può, deve far fronte con una idonea assicurazione oppure in alternativa con una garanzia fideiussoria per i danni derivanti al condominio e ai condomini dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dai condomini stessi, nonché i danni patrimoniali arrecati ai condomini da sottrazione fraudolenta. L'amministratore deve rendere noti ai condomini, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Un altro piccolo intervento, quindi un altro comma, il comma quarto, viene modificato di conseguenza alla obbligatorietà dell'assicurazione o della fideiussione, e poi ce n'è un altro, si interviene sul comma 7, che parla già molto positivamente della necessità, dell'obbligatorietà da parte dell'amministratore di aprire un conto corrente specifico sul singolo condominio, e dice che praticamente già lo dice. L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, e ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione dell'estratto conto, eccetera. Noi su questo interveniamo, secondo me è la cosa più efficace, cioè chiediamo la massima trasparenza per quel che riguarda le possibilità dei condomini di controllare la gestione. Allora, cosa significa massima trasparenza? Significa che rendiamo divieto, quindi diciamo come ultimo parafrasi di questo comma, è in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare prelievi per cassa, nonché emettere o accettare assegni per conto del condominio. Vuol dire usare gli strumenti che il conto corrente consente, bonifici, disposizioni ripetitive, domiciliazioni delle utenze, tutto quanto rende la gestione del conto del condominio assolutamente trasparente. E poi prevediamo una non gravosa possibilità di accedere ai conti da parte dei condomini. Oggi è possibile, in modo molto semplice, attraverso strumenti di consultazione online, penso all'home banking non dispositiva, in mano a tutti i condomini, quindi diciamo i condomini avranno la possibilità di accedere attraverso home banking al conto del condominio, senza avere naturalmente possibilità di disporre, ma semplicemente in inquiry, cioè in visualizzazione dei dati, per poter controllare nel tempo la corretta gestione da parte dell'amministratore. È una cosa piccola, e questa non pretende di essere una legge che venga incardinata dopodomani, ci basta, è fatta in modo da rendersi parente di qualche altra legge, cioè a noi piacerebbe che questa proposta, che nasce come una proposta chiara, e per questo che è stata proposta come proposta di legge alla Camera, possa essere assorbita in un contesto più robusto, e con queste tre semplici modifiche rendere più difficile un comportamento non corretto da parte degli amministratori. Io su questo lavoro devo rendere merito a Federconsumatori di aver dato tutto il supporto di verifica legale, di essersi fatto tramite delle richieste da parte dei consumatori e degli inquilini che loro trattano e vedono abitualmente, e aver dato anche un supporto di carattere, diciamo, consulenziale per la stesura di questi tre
apparentemente semplici, ma io penso molto efficaci, commi in modifica che sono contenuti nella legge. Io mi fermo qui, lascio la parola a Ghidini di Federconsumatori Parma. La nostra associazione da diversi mesi ormai, Federconsumatori Parma, è impegnata nella tutela dei condomini. C'è stata una vera e propria esplosione di casi di cattiva gestione da parte di amministratori di condominio. Il fenomeno ovviamente non riguarda solamente Parma, ma come diceva prima l'onorevole Romanini, insomma, con una rapida ricerca su internet, insomma, si vede che il fenomeno è ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale. Per disonestà, per cattiva gestione da parte di questi amministratori, alcuni condomini si ritrovano con buchi economici significativi in una realtà piccola, sostanzialmente come quella di Parma, quindi non ci sono condomini enormi, però ci sono condomini che hanno degli ammanchi di 150.000 euro, quindi insomma, facilmente immaginabile che nelle realtà più metropolitane insomma, questi importi siano molto più grandi. E in alcuni casi addirittura i condomini hanno visto la sospensione della fornitura delle utenze, non solo elettricità e gas, ma in alcuni casi anche l'acqua. Qua tra l'altro la società ha commesso una violazione, perché l'acqua non può essere staccata per intero, ma comunque insomma, un minimo di servizio va garantito. La tutela che l'associazione offre è di carattere diciamo, civile, provare, come dire, a rimediare al danno, al danno patrimoniale, ma nei casi più gravi si procede anche a una querela e una denuncia in sede penale dell'amministratore. Però a fronte di un fenomeno che è oggettivamente andato oltre quello che è, può essere considerato fisiologico, abbiamo deciso come associazione a livello locale di intraprendere un percorso con le istituzioni e con le stesse associazioni degli amministratori di condominio che ricevono, come dire, un danno d'immagine per il comportamento poi comunque di poche persone, per provare a costruire un insieme di proposte che limitassero il fenomeno. Abbiamo coinvolto il Comune di Parma, abbiamo coinvolto, dicevo prima, gli ordini professionali, abbiamo coinvolto le multi utilities del nostro territorio e stiamo costruendo, ma ancora non è stato firmato, quindi non vorrei anticipare una cosa, insomma, però stiamo costruendo un protocollo d'intesa a livello locale che secondo me darà una risposta positiva a quelle che sono state le istanze che i cittadini ci hanno illustrato nelle assemblee pubbliche che abbiamo fatto, che insomma che sono state molto partecipate, perché insomma il tema è caldo. Non ci era venuto in mente di intervenire sulla legislazione, è stato l'onorevole Romanini, che appunto che ringrazio, a contattare la nostra associazione proponendoci di ragionare sulla normativa. Oltre a lui ringrazio anche gli altri colleghi parlamentari che sottoscrivono e sottoscriveranno questa proposta, con i nostri consulenti avvocati insieme all'onorevole Romanini abbiamo esaminato quale poteva essere il tipo di intervento, abbiamo scelto un intervento molto mirato, potenzialmente voglio dire gli interventi di no potevano essere numerosissimi, però abbiamo deciso di concentrarci su quelle 3-4 misure che secondo noi sono veramente efficaci nel prevenire a monte un certo tipo di comportamento. La proposta di legge è già stata illustrata dall'onorevole Romanini, per cui non mi fermo qui. Quindi darei la parola a Rosario Trefiletti, Presidente. Voglio solo ricordare una cosa, che abbiamo preparato la strada con un'interrogazione sottoscritta tra l'altro sia da Prina che da Patrizia Maestri che da altri 15 parlamentari,
nei quali la questione viene posta al Ministro della Giustizia in termini generali. Tra filetti, 360 gradi difesa dei consumatori, quindi ci sta anche la presenza tua qui, oltre che su temi molto molto importanti, anche su questi che sembrano piccoli ma in realtà hanno dei risvolti. Assolutamente. Dai la parola? Prego. Sì. Allora, io applaudo questa iniziativa per una serie di motivazioni. Le prime motivazioni sono di metodo, e con la franchezza che non voglio dire che ci contraddistingue, sennò sempre la solita... Comunque, con molta franchezza voglio dire, primo, la positività è che una delle strutture territoriali della Federazione dei Consumatori interviene su una tematica di carattere generale e complessiva e riesce a portarla appunto a quei livelli. È molto importante per la difesa dei cittadini, per la difesa dei piccoli proprietari, dei proprietari del proprio appartamento e via dicendo, rispetto a questa tematica di merito che poi dirò. La seconda cosa, ecco la franchezza, che io sono molto molto soddisfatto perché è un bel po' di tempo, e io non ho timori a dirlo, lo dico anche quando sono in situazioni pubbliche, oggi è una situazione pubblica pur essendo alla Camera, tra di noi e via dicendo, ma con il partito in cui milito, e che credo che sia lo stesso partito di Romanini, milito nel senso non è che faccio solo, metto nell'urna la cosa, ma è un cinquantina d'anni che ho la tessera. Ecco, ho avuto qualche problema rispetto alla questione del ruolo che il mio partito deve avere con i corpi intermedi. Oggi questa cosa mi consente di dire, ringraziando Romanini, ringraziando i colleghi onorevoli, colleghi di Romanini, mica me, che io non sono come... di avere un rapporto che sta all'interno di quella filosofia, e cioè il sociale che ha un supporto da chi ha le responsabilità legislative e le responsabilità legislative che ascoltano il sociale. Santa pazienza, se si facesse sempre così, non solo sarebbe bene per tanti cittadini, per il paese, ma forse sarebbe bene anche per quel partito a cui vanno le mie simpatie, no? Ecco il perché ho voluto sottolineare, ho parlato con franchezza, presenti con di me. Quindi questo è molto importante. Ringrazio quindi i deputati, ripeto, al di là del merito, ringrazio i deputati, perché questo è un momento particolarmente significativo in cui un'associazione di cittadinanza fa delle proposte rispetto a delle problematiche, perché è chiaro che le proposte sono in relazione a problematiche che sono scaturite, l'hai detto molto bene tu, l'ha ripetuto poi Fabrizio in maniera eccellente. Quindi il metodo già, per me che è sostanza, già mi soddisfa. Ed ecco il perché, anziché andare alla vita in diretta, sono qui. Questa è una battuta che mi sono permesso perché so che quando dico queste cose a volte suscito ilarità, a volte suscito... Ecco, quindi questo mi fa molto piacere, un punto molto positivo. Poi naturalmente nel merito, perché hanno ragione i miei interlocutori precedenti, poi quando ho approfondito nel suo intervento Fabrizio le tematiche legate al ruolo, alla funzione degli amministratori, abbiamo tantissimi casi, anzi molti ci fermano anche per, non solo negli sportelli ma anche per la strada, e dicono oh, ma qui come facciamo con il nostro è sparito il nostro amministratore, non, c'è un buco, non si sa bene che fine abbiano fatto i fondi, eccetera. Ecco, queste sono tematiche che tenta, e io credo che ci può riuscire bene se lavoriamo tutti bene, tenta di dare delle risposte esorienti attraverso, perché ho studiato, non sono mica venuto qui impreparato, ho studiato la proposta, no? Nel senso che attraverso forme assicurative, attraverso bene quello anche della verifica e il controllo dell'associazionismo loro, non associazionismo sul versante della domanda, no? Ma quella dell'offerta, che sono le associazioni degli amministratori di condominio, che altro. Quindi bene il terzo punto, la trasparenza, la chiarezza, la possibilità, forse lì
sulla trasparenza e la chiarezza dei fondi, forse c'è però sentiamo anche i legali o che altro, qualche questione forse di privacy. Non vorrei che è giusto che ci sia tutta la conoscenza, ma dispiacerebbe vedere magari se in un condominio ricorre sempre il nome di Tre Filetti perché è stato licenziato, che non paga mai e allora viene fuori all'aperto in maniera molto... Un conto è se rimane all'interno del condominio, un conto che magari possa essere... Non lo so, questa è una cosa che... Per noi è una questione di dare accesso ai conti del condominio, e quindi rendere... Ma io ho già detto che è importante, positivo e condivido. Attenti che c'è anche una questione, siamo in un condominio, viene fuori che Tre Filetti, che abita in via Massaciuccoli all'89, è uno che non paga mai... Forse è anche giusto che si sa che non paga mai, ma a volte la crocifissione è giusta farla, a volte magari è condizionata da elementi che magari non sono a conoscenza di tutti, come gravi malattie o licenziamenti. Io modestamente ho solo posto un problema di delicatezza su questa questione della conoscenza complessiva della cosa, ma non deve essere ostacolo ai punti che mi sembrano tutti condivisibili e corretti. Un'osservazione molto pertinente sulla quale continuare una riflessione, effettivamente. Bene, io direi che se non c'è qualche domanda o qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, noi abbiamo presentato questo inizio di un lavoro, so che altri si aggiungeranno a sottoscrivere. Accogliamo anche le riflessioni di Rosario Trefiletti che riguarda la privacy, perché è un tema effettivamente di grande delicatezza da questo punto di vista, però diciamo che la trasparenza che noi invochiamo soprattutto nei confronti di chi amministra i conti del condominio, perché di questo si tratta, è pensiamo uno dei migliori strumenti per evitare danni o malversazioni. Io la chiuderei qui e chiedo se c'è qualche intervento, altrimenti ci diamo appuntamento al lavoro. Benissimo. Uslow Web Radio. E vedremo come andrà a finire anche questa proposta di legge. Ricordiamo che abbiamo appena ascoltato la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge contenente modifiche all'articolo 1129 del Codice Civile in materia di condominio degli edifici. Tratto dalla web TV della Camera dei Deputati, si è parlato con l'onorevole Giuseppe Romanini e Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, di strumenti di trasparenza, di tracciabilità, che dovrebbero in qualche modo contenere il fenomeno degli amministratori condominiali infedeli. Vedremo che cosa succederà e ne terremo, ovviamente vi terremo aggiornati qui su Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Ricordo ancora il numero di telefono, che è il 331 309 7852, la mail webradio@uslow.it e il sito web www.webradiouslow.it. Moltissimi sono i contenuti del sito e anche i collegamenti con le pagine social della radio. Mandateci critiche, suggerimenti, consigli. Se non ne avete, anche un semplice click sulla pagina Facebook, LinkedIn di Uslow Web Radio davvero ci aiuterà a crescere. Trasmettiamo in diretta tutte le mattine dalle 7.45 il lunedì e il venerdì con Svegliati Avvocatura, che è stata la puntata, il programma principale di Uslow Web Radio sin
dal 6 marzo, quando abbiamo iniziato questa avventura. Proseguiremo, e quindi l'appuntamento è per lunedì, ma anche per domenica, con tanti speciali musicali e non solo. Quindi continuate a seguirci da Andrea Pontecorvo a Roma. Sono le 19 e 39 minuti e 38 secondi in questo istante. Non mi resta che augurarvi un ottimo sabato sera e uno splendido fine settimana. Colleghi, alla prossima. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7:45. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.